Veroni entra in sintonia, perché è una persona molto seria, preparata, con metodo. Ora è un giudizio evidentemente di parte, però parlo del nostro Presidente del Consiglio. Io ho la certezza che lei diventi la nuova Merkel, la nuova Thatcher, cioè una persona, e diamo 10-15 anni di stabilità governativa alla nostra nazione, che è ciò di cui noi abbiamo bisogno. Quando tu c'hai l'orizzonte di stabilità, ti dà la possibilità di sviluppare ragionamenti per la crescita e il bene comune. Sono parole rassicuranti quelle che il sottosegretario alla salute, l'onorevole Marcello Gemmato, ha voluto condividere con i vertici aziendali e con il personale dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera durante la sua visita nei vari reparti del nosocomio lucano. Una rassicurazione, quella racchiusa nel discorso del vice ministro, che offre un orizzonte di speranza per un sistema, quello sanitario, che soprattutto in Basilicata e nella città dei Sassi è condizionato da diversi problemi strutturali ed organizzativi. Accolto dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Matera Pulvirenti, dal direttore sanitario Magno, dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi, dall'assessore Cosimo Latronico, dai consiglieri regionali Quarto e Coviello, Gemmato ha visitato i vari reparti della struttura ospedaliera, incontrando medici, personale in servizio e pazienti, ed esprimendo un vivo apprezzamento per la realtà riscontrata. Mi fa piacere aver visitato questa struttura per rappresentare la vicinanza del governo ovviamente a voi, ma soprattutto per... E noi vi ringraziamo di questo, ministro. E scopriamo il fatto di avere queste belle realtà che magari all'esterno non vengono percepite. Nemmeno tanto